C'erano sperimentazioni in altri luoghi del mondo come la foresta amazzonica, in cui l'utilizzo di dispositivi bioacustici garantiva la possibilità di agire contro attività illegali e danni alla natura. Quindi non appena abbiamo avuto l'occasione, in collaborazione con Huawei e Rainforest Connection, di sperimentarla in Italia, ovviamente non abbiamo assolutamente esitato, abbiamo scelto 3 oasi e riserve naturali dello Stato per testare questo dispositivo, per fronteggiare quello che anche in Italia sono attività illegali e danno alla natura. Bracconaggio e disboscamento illegale o disturbo deliberato alla fauna selvatica e ai nostri habitat, quindi una marea di informazioni che consentiranno di conoscere meglio la biodiversità delle nostre oasi e di agire prontamente per reprimere o prevenire attività illegali. Questi sensori, che sono di due nature, un sensore che registra H24, che è il Guardian, che noi definiamo il guardiano della natura, che viene installato su un albero all'altezza di dai 20 ai 30 metri, lì dove c'è una possibilità di esposizione solare, quindi il concetto della sostenibilità è anche guidato dal fatto che non c'è nessuna linea di alimentazione, il pannello solare da solo porta energia a una scatolina di trasformazione, la batteria alimenta questo cellulare, il cellulare è un cellulare che è stato ricondizionato, quindi non viene più buttato ma viene riutilizzato per una finalità utile per la società, e i segnali H24 registrati tramite il cellulare vengono, il cellulare è connesso, il Guardian è connesso con una rete di comunicazioni di tipo 2G, 3G, 4G e si può connettere con un'antenna aggiuntiva a una cella che sta fino a 20 km di distanza, e trasmette dai 180 ai 200 megabyte di registrazione audio verso una piattaforma. In questa piattaforma, tramite un algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato dal partner Rainforest Connection, vengono effettivamente riconosciute, associate certe frequenze sonore a degli eventi specifici o al riconoscimento di specie animali, e da lì scattano, per il riconoscimento degli illeciti, delle notifiche ai guardiani delle oasi, che hanno un'app nelle loro mani che li avvisa che sta avvenendo un'attività di bracconaggio illegale, un taglio boschivo, l'ingresso di una motocicletta da motocross all'interno dell'area o altri fenomeni illegali che loro sono interessati a catalogare e a investigare. Innanzitutto abbiamo la possibilità di monitorare l'oasi H24, quindi anche quando non ci siamo c'è qualcuno che ascolta per noi. I vantaggi pratici sono quelli di poter andare a intervenire sulle situazioni di bracconaggio in modo da poterle documentare, studiare e reprimerle con maggiore efficienza, perché oggi andiamo ad agire su un territorio molto vasto, con questo strumento possiamo focalizzare molto di più la nostra azione. È già accaduto con l'ausilio, tra l'altro, della Polizia Metropolitana di Napoli. Siamo riusciti a debellare una postazione di bracconaggio. La città metropolitana ieri ha consegnato il cantiere dei lavori di restauro della strada di accesso agli Astroni, che oltre a presentare un problema dal punto di vista ambientale, perché fu asfaltata all'epoca, parliamo di moltissimi anni fa, ma è anche sottoposta a una serie di frane, smottamenti e quindi è anche poco sicura. Con questo intervento la strada verrà messa in sicurezza e questo chiaramente verrà rimosso l'asfalto, verrà ripristinato la passeggiata borbonica e chiaramente i visitatori potranno beneficiare di una fruizione molto più sicura, molto più tranquilla. Intanto il grafico, come se fosse proprio un elettrocardiogramma, delle onde elettriche e di come viene trasformato in musica. L'apparecchio permette anche poi con l'applicazione di registrare video e anche tracce sonore, così da poter mixare e rendere proprio un concerto della natura.
La musica cambia a seconda a volte della pianta e anche dello stato di salute della pianta. Noi siamo contenti di questa iniziativa. Intanto vorrei ringraziare in generale l'attività del WWF per la gestione di questa oasi naturalistica, che è una bella esperienza, soprattutto di carattere divulgativo e scientifico. E poi ringraziare anche Huawei, che si è dimostrata disponibile a mettere a disposizione una tecnologia avanzata. Oggi l'alleanza tra ambiente e tecnologia è la chiave di volta. Noi stiamo come Regione Campania attivando un centro di coordinamento e di monitoraggio nella Reggia di Carditello a Caserta, e ho proposto di fare un link con questo sistema molto interessante di sensori acustici che distinguono i rumori naturali, io direi i suoni naturali, dai rumori che sono quelli che anomali, che possono essere indicativi di qualcosa che non va, e intervenire per tempo, e cioè prevenire, è la soluzione sempre da preferire.